I nomi di richiamo c'erano, la musica pure. Di gente, invece, gli organizzatori se ne attendevano decisamente di più. Ma comunque, il divertimento non è mancato. Alla fine sono stati circa 8.000 i presenti sulle tribune sul prato dello Stirpe, dove sono andati in scena gli European Latin Awards. Una serata tutta musica, che comunque ha divertito il pubblico che era presente. L'evento è andato avanti dalle 20 fino all'1.30 della notte, da Alex Britti a Riccardo Cocciante, Johnny Scandal, passando per Angoon, fino ad arrivare alla vera star della serata, che si è esibita a notte fonda, Bob Sinclair, che ha fatto scatenare tutto il pubblico. Alla fine noi abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti. Sono contento perché è un'esperienza, appunto, con l'orchestra cubana, un'esperienza diversa e senz'altro stimolante. C'è un po' di emozione, c'è un po' di fibrillazione, come dire, quella positiva, quella che serve per far venire bene le feste. Sono in tournée un po' in tutta Italia, nord e sud, fino a tutto settembre. E dopo mi richiuderò da qualche parte a studiare, a meditare, a cercare di eventualmente registrare qualcosa di nuovo. Se c'è una cosa che potrebbe riassumere forse tutta questa mia carriera è una sola parola: amare. Amare, perché se io ho sempre pensato, se io amo, forse mi amano, se io non amo, forse non mi ameranno mai.